Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e buon Halloween. Dopo il video dell'anno scorso in cui ho miseramente fallito la mia decorazione della zucca intagliata, che se volete trovate, comparirà nella scheda che penso dovrebbe uscire di qua o di qua, da lì. Ho deciso quest'anno di portarvi un tutorial sicuramente più semplice da realizzare, di sicuro effetto e molto veloce anche da realizzare, ecco perché il video lo pubblico esattamente il giorno di Halloween. Si tratta infatti di far volare una zucca, è un'idea abbastanza carina, ovviamente non mi metto a far magia, qui c'è ovviamente il filo di nylon che vi servirà insieme alla zucca per realizzare questa decorazione un po' ad effetto. Quindi direi che ci spostiamo e vi faccio vedere con un'altra delle zucche che ho come si fa. Ok, questa qui è la zucca che andrò ad imbragare e per farvi vedere questo tutorial, visto che il filo di nylon che ho usato per le altre zucche non si vede in video, utilizzerò questi fili qui. Ve ne servono 4, tutti della stessa lunghezza, e sarà una lunghezza doppia rispetto all'altezza che volete dare alla vostra zucca sospesa. La prima cosa da fare è quindi trovare la metà, quindi piego a metà i nastri, i fili e vado a fare un nodino, vado ad annodare. In questa maniera qui. Quindi ora abbiamo 8 fili annodati. E andiamo questi fili ad annodarli a circa 2 centimetri dal nodo principale a 2 a 2. Poi non serve essere molto precisi in realtà in questa fase perché comunque sia la zucca è anche abbastanza irregolare, quindi non è un grosso problema non essere esattamente precisi, basta averli più o meno tutti alla stessa altezza. Una volta che avete i 4 nodi fatti, quindi gli 8 fili annodati a 2 a 2, quindi i 4 nodi, possiamo prendere intanto la nostra zucca, la giriamo e io mi aiuto con dei pezzetti di scotch di quello da elettricista che poi ovviamente andranno rimossi per appunto tenere fermo il tutto e vado appunto a posizionare i miei fili in questa maniera qui. Come a formare una ragnatela, diciamo così. Adesso proseguiamo prendendo appunto delle coppie vicine di fili, prendiamo un capo per parte e andiamo a fargli un altro nodo, in maniera tale appunto da creare il secondo giro, la seconda maglia della nostra imbragatura. Anche in questo caso ci teniamo a 2 o 3 centimetri indicativamente dall'altro nodo. Adesso, come vedete, abbiamo creato già un inizio di imbragatura, poi sta a voi vedere in base alla
grandezza della vostra zucca, quanto volete continuare. In realtà io penso che per questa zucca piccolina basti già così. Se vedete, non è esattamente perfetta, però comunque si riesce a farla, riesce a sostenersi da sola. Per rendere il tutto un attimino più stabile, io andrò poi con il filo, quello di nylon che userò, a fare un nodo qui. Io non lo stringo perché non ho intenzione di usare poi questo, per appunto rendere il tutto un po' più stabile e appunto magari passando anche intorno al picciolo, e poi siete pronti per andarle ad apprendere la vostra zucca. Vi faccio poi vedere anche con le altre che ho già pronte come ho intenzione di metterle, di posizionarle e l'effetto che faranno poi alla fine. Io spero che abbiate trovato interessante il tutorial, quindi mentre scorrono le immagini appunto della realizzazione finale, quindi delle zucche messe fuori, vi dico che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, se avete qualche consiglio commentate qui sotto. Vi ricordo che potete condividere il video e che in descrizione trovate il link a tutti i miei social dove seguirmi anche al di fuori dei video di YouTube settimanali. Noi ci vediamo al prossimo video. Buon Halloween and have a nice life!